Buonasera cari amici, eccoci qui con la terza edizione della rassegna stampa di oggi, 22 gennaio 2018. Ricordo a tutti che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le notizie. Caserta spara sui passanti dal balcone, ferite 5 persone. Ho ucciso mia moglie, dice. L'uomo, una guardia giurata 48enne di Bellona, si è affacciata dal balcone aprendo il fuoco con un fucile. Ferito anche il comandante dei carabinieri. La figlia è riuscita a fuggire. Mamme a terra per le scale, ha detto. Si affaccia dal balcone e ha iniziato a sparare all'impazzata con un fucile da caccia, ferendo 5 persone. Poi le urla e gli scatti d'ira. Ho ucciso mia moglie, ripete più volte l'uomo prima di rientrare in casa. Esce ancora una volta più tardi, lancia una bombola di gas verso il parcheggio di un vicino supermercato. Poi si rifugia ancora nella sua abitazione. Pedofilia, Francesco, dice O'Malley aveva ragione, chiedo scusa per le mie parole se ho offeso le vittime. Il pontefice fa marcia indietro dopo le critiche, per le sue parole sul vescovo Juan Barros, allievo di Fernando Caradima, riconosciuto come abusatore seriale. Ho apprezzato il cardinale O'Malley, lo ringrazio per la sua dichiarazione perché è stato molto giusto. Ha detto tutto quello che ho fatto e faccio, che fa la Chiesa, e poi ha spiegato del dolore delle vittime. Elezioni, la CEI ammonisce i partiti. Le promesse a vuoto sono immorali. Stoppa i discorsi sulla razza e cultura della paura. Immorale, dice, lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. È necessario reagire a una cultura della paura che non può mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza che si credeva sepolti definitivamente. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, parla a nome dei vescovi italiani in vista delle elezioni politiche, nelle quali sottolinea la Chiesa non stringe accordi, ma invita tutti gli attori della scena politica a concentrarsi nella creazione di lavoro e a combattere la precarietà, pensando innanzitutto ai giovani. Lavorare tutti, lavorare meglio, dicono, ribadisce il numero uno della Conferenza Episcopale Italiana. Un intervento a tutto campo che prende però le mosse dalle politiche sui migranti e quella che Bassetti chiama la cultura della paura. Torino, indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco d'Ora, scusate. Luca Pasquaretta è sotto inchiesta per invasione di terreni o edifici e per il deturpamento di cose altrui. Gli accertamenti sono una costola della maxi inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo, dove sono indagate 21 persone. Cosa nostra, 56 arresti nell'Agrigentino, le frasi tra i clan, nostra mafia e fiore all'occhiello. In carcere anche un sindaco. L'inchiesta, la più imponente mai messa a segno nel territorio, ha smembrato i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca. In cella è finito anche Francesco Fragapane, 37 anni, figlio dello storico capomafia Salvatore. Il primo cittadino di San Biagio Platanì è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Nelle carte della DDA di Palermo, gli interessi dei clan sui centri d'accoglienza. Emergono anche dettagli sullo stile di vita a cui era abituata la moglie del boss. Con questo è tutto, cari amici. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.